Ecolup promuove il riutilizzo delle acque reflue trattate per l'irrigazione, quale strategia per la sostenibilità economica e ambientale dell'agricoltura del territorio regionale. Grazie all'adozione di processi efficaci e tecnologie innovative, il progetto mira a superare le barriere esistenti nell'utilizzo delle acque reflue in agricoltura e punta al pieno sfruttamento del potenziale che le acque reflue affinate già disponibili rappresentano per il territorio regionale. Le acque reflue affinate rappresentano una reale soluzione al problema, ma queste non sono utilizzate a causa della scarsa consapevolezza sulla qualità, sui reali benefici, soprattutto economici, e sui rischi nulli che si hanno sul prodotto e sul mercato. Il progetto Ecolup si pone l'obiettivo di superare queste barriere attraverso l'introduzione di innovazioni tecnologiche quali la sensoristica Internet of Things e i software di Decision Support System, il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera del riuso e la sperimentazione in campo per una dimostrazione reale del rapporto costi-benefici. Ci troviamo qui ad Acquaviva perché la Regione ha finanziato un progetto di ricerca per valutare l'effetto in agricoltura del riutilizzo irriguo. Questo si inserisce in un piano molto più ampio che si è posto alla Regione Puglia di riutilizzare le acque per scopo irriguo e si inserisce in un ancora maggior piano strutturale che è quello del potenziamento dei depuratori, sia sulla linea acque che sulla linea fanghi che per la produzione di biogas. Nel progetto Ecolup, l'IRSA si occupa di tutte le attività relative alla caratterizzazione e alla valutazione della qualità delle acque, mediante campagne di campionamento che vengono effettuate sia presso i pozzi della cooperativa La Molignana che presso l'effluente del depuratore di Acquaviva gestito da Acquedotto Pugliese. La valutazione della qualità delle acque prodotte dal depuratore è di fondamentale importanza in un progetto sul riutilizzo irriguo perché è direttamente legata alla sicurezza di tutte le attività di riuso. Il riutilizzo dei reflui depurati è un'innovazione importante per il settore agricolo e per le comunità di riferimento. Per far sì che questa innovazione possa essere implementata al pieno delle sue potenzialità, il progetto Ecolup ha pianificato e svolto una serie di attività di coinvolgimento e di consultazione degli attori locali, riunione con gli agricoltori, indagini dirette sul campo. Queste attività sono cruciali per individuare le barriere che oggi ostacolano il riuso dell'acqua in agricoltura, per far sì che aumenti l'accettabilità sociale di queste pratiche e delle innovazioni che il progetto propone e per far sì che queste vengano applicate e implementate in un'area sempre più vasta della nostra regione. La cooperativa La Molignana nasce nel 1978 e gestisce in Agro di Acquaviva delle Fonti 9 pozzi artesiani che copre tutto il territorio. Grazie all'amministrazione comunale di Acquaviva che ha dato in gestione questi impianti, dove questo è il cuore dell'impianto di miscelazione delle acque depurate,
deve integrare queste acque a supplemento delle acque munte dal sottosuolo. In più, grazie al progetto Ecoloop, gli agricoltori sono molto fiduciosi di questa cosa. Per testare gli strumenti proposti viene condotta una sperimentazione in campo che verte su due tipologie di monitoraggio, quello agronomico e quello sulla qualità delle acque. Alle aziende che aderiscono alla sperimentazione è stato fornito l'hardware di campo per monitorare l'andamento di crescita delle colture irrigate con acqua convenzionale miscelata ad acqua reflua depurata. Nell'ambito del progetto, Fincons realizza le componenti di acquisizione dei dati da sensori di campo e da altre fonti, ad esempio analisi delle acque dell'agenzia ARPA. I dati acquisiti vengono preprocessati per individuare anomalie e memorizzati in appositi database. Fincons mette a disposizione strumenti avanzati di analisi e visualizzazione dei dati acquisiti. Il sistema realizzato da Fincons consente di poter gestire le richieste di adacquatura attraverso una web application utilizzabile da dispositivo mobile. La stessa web application consente anche di gestire il calendario delle adacquature. Attraverso il modulo irrigazione l'agricoltore potrà accedere alle informazioni sulle condizioni del proprio lotto a livello di acqua nel terreno e maturazione dei frutti. Attraverso il bilancio idrico si potranno conoscere i valori di evapotraspirazione, pioggia, drenaggio del suolo e irrigazione efficace. Nel modulo consiglio irriguo si potrà conoscere il fabbisogno idrico giornaliero e quant'acqua è consigliato apportare. Gli utenti potranno scegliere di utilizzare acqua reflua affinata realizzando un risparmio economico che verrà visualizzato in questo modulo. Gli utenti potranno prenotare il proprio turno conoscendo i valori di qualità d'acqua della vasca e la prossima turnazione disponibile. Infine si potranno registrare le irrigazioni effettuate nel registro irrigazioni e consultare i valori registrati dai sensori suolo e pianta. Noi agricoltori all'inizio non eravamo molto convinti dell'utilizzo di queste acque depurate perché dovevamo tutelare sia le nostre colture, poi non sapevamo ciò che restava sulla produzione. Però grazie all'intervento della cooperativa e all'Ecoloop che ci sta seguendo con la loro sperimentazione siamo diventati abbastanza fiduciosi nell'utilizzare queste acque depurate.